Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Me lo rivela gli occhi e le battute della gente, o la curiosità di una ragazza irriverente che mi guarda solo per un suo dubbio impertinente. Vuole saper se è vero quel che si dice attorno ai nani, che sono il più totale della virtù, meno apparente di tutte le virtù. Passano i mesi e gli anni, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Notti in sonno, vegliati al lume del rancore, e preparai gli esami diventai curatore, per imboccar la strada che dalle panche di cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra tribunale. Giudice mi consenta, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non provocò più buon umore, quando alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura.